rappresentare le ultime evoluzioni, diciamo, dei temi che abbiamo messo a disposizione. Io ero passato qua, non sono certamente adesso relatore, perché il mio lavoro mi impedisce di essere vicino alla comunità così come vorrei, però naturalmente la parte emotiva mia è sempre insieme a questa fantastica, diciamo, comunità interna anche di Compress, che è sempre animata da questo bello spirito di condivisione che consente a tutti noi poi di continuare a lavorare per fornire quelli che ci sembrano essere dei migliori aiuti, migliori supporti che immaginiamo per il mondo della scuola. E all'interno di questo percorso ci sono state già le presentazioni dei CMS Joomla e Drupal, fratelli di questo cammino. Ora è il momento della presentazione del team di WordPress con le ultime novità, con Christian Geller, che appartiene al nostro comunità ormai da qualche anno e firma insieme a Milesi fondamentalmente, e poi a tutti i supporti, a porto della comunità espressa da Ignazio Simone, che ha gestito dei plugin importanti sulla presa di visione circolare, sulla laboratorio, online e su tanti altri, diciamo, plugin aggiuntivi. Renata Turichello, da sempre con la nostra comunità scolastica, che grazie che abbiamo venuto qua al cambiato genere, per ricordare che comunità invece i siti scolastici, quando siamo nati, no? Basta le parole perché mi annoio. E il nostro grande Marco Milesi, due parole sono qua, vai, come giustamente i giovani mi dicono, la provincia migliore. Noi siamo qui grazie allo spazio messo a disposizione da IQA, che già dall'inizio ci ha accompagnato attraverso il suo presidente Roberto Scano nell'aiutarci anche dal punto di vista della normativa. E qui ci sono le slide di IQA stesso, che è un'associazione di professionisti web, e proseguiamo con la successiva, e soltanto questa, no? E quindi ringraziamo ancora una volta per questa ospitalità che non ci viene mai a mancare. Lascio la parola a Marco Milesi e Christian Geller, e ricordo soltanto l'ultimo aspetto, comunità e rete sono due gambe che camminano insieme e si rafforzano vicino. Prego Marco. Si sente? Allora, la presentazione di oggi, prima cosa, voglio sottolinearla e anche per raccogliere idee, quindi non solo per presentare. Quindi per qualsiasi domanda, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi, diciamo, informazione volete avere da me, da Christian, oppure anche da Ignazio, liberissimi di interrompere e di intervenire. Allora, in breve, quella che è, diciamo, la strada stiamo seguendo negli ultimi tempi, quindi quello di creare nuovi servizi, semplificare quello che è stato creato, razionalizzare, migliorare quello che c'è e soprattutto collaborare. Alcune considerazioni proprio sulla questione di collaborazione: il carico di lavoro è sempre crescente perché i plugin sono sempre, diciamo, più numerosi, anche i programmi tema diventano sempre, diciamo, più complessi in un certo senso, e quindi è necessario una maggiore collaborazione tra tutti, diciamo, tutte le persone che partecipano nell'ambito di questo progetto. Ovviamente l'offerta significa soprattutto anche maggiore manutenzione e aggiornamenti produttivi, per esempio, ma anche aggiornamenti normativi, quindi non solo a livello tecnico. Insieme meglio, insieme più facile. La prima parte di questa giornata è un po' più, diciamo, generale e riguarda i plugin e gli strumenti per gestire al meglio i siti istituzionali, quindi non solo il tema, i soldi che andremo a vedere in un secondo. Allora, i plugin sostanzialmente ben realizzati prossimamente avranno una razionalizzazione dell'interfaccia, un miglioramento in un aumento del tutorial, la creazione di nuovi spazi di confronto, un miglioramento del network, perché ricevo personalmente, preferirei, diciamo, che diventassero dei casi d'uso e quindi magari migliorare l'utilizzo di forum, comunque di spazi in cui tutti possono intervenire, in cui soprattutto ogni problema può essere poi ricercato e
versione 6 era stata effettuata una razionalizzazione dell'interfaccia e prossimamente verrà fatto un miglioramento della compatibilità dell'aspetto lato front-end, anche in vista del nuovo poi tema sulle linee dati, quindi per avere proprio una competenza, diciamo, restrittiva esteriore. Quindi, sono gli indicatori delle sezioni, con l'ultimo aggiornamento vengono finalmente raggiunti gli 80. Prima non erano 80 perché, diciamo, continuano a cambiare le sezioni, quindi ci vuole anche poi un attimo a livello tecnico per sistemarle, anche perché alcune cambiavano il nome, doveva fare un passaggio graduale poi per gli istituti. Comunque è stata creata una nuova pagina nell'amministrazione di WordPress per questo plugin, chiamata adeguamenti, disponibile per tutti, diciamo, gli utenti educati, quindi anche l'istituto scolastico può vedere in autonomia quelli che sono gli ultimi aggiornamenti del plugin. Ovviamente solo quelli che riguardano la normativa, quindi sezioni aggiunte, quelle necessarie, sono state spostate in una pubblicitaria, in fondo alla lista, e quelle che sono state modificate. Cosa significa 80-80? Ovviamente solo un bollino che riguarda solamente la struttura e non verifica la presenza di informazioni all'interno delle varie sezioni. A cosa serve la bussola di questo 80? Sostanzialmente è uno strumento di autovalutazione per certificare che questo plugin è stato in grado di realizzare tutte le sezioni e sostanzialmente la scuola, il comune, la pubblica amministrazione viene messa nella condizione di poter pubblicare qualsiasi tipo di dati. Versione 6.1 ovviamente l'indirizzo può scaricarla e questo, oppure anche direttamente dalla pubblica di WordPress, diciamo, si può fare l'aggiornamento classico in OneView. Questa nuova interfaccia molto più pulita, in linea di massima sto riportando tutti i menu all'interno dello stesso riquadro, diciamo, nel menu. Quello che dicevo prima è adeguamenti disponibili per tutti gli utenti loggati e che riporta in lista tutte le modifiche fatte alle sezioni. Sottolineo perché la modifica delle prime sezioni nelle ultime versioni è stata fatta in automatico dal plugin. Prima era una scuola che poi va a inserire un dato, per esempio con inserire una sezione dirigenti, poi se no con la sezione dirigenti, ma le cose sbagliate, per esempio incarichi amministrativi di vertice o incarichi amministrativi di vertice. Quindi ecco, direttamente lì si può vedere data per data quali sono state fatte le prime. Sottolineo ancora che non è solo per i siti, diciamo, del tema porta aperte, ma è generico. Ovviamente la porta aperta è stato fatto un lavoro in più anche per il nuovo tema sulle linee guida Agid, per fare un lavoro, diciamo, estetico in modo a garantire la perfetta coerenza. E come dicevo prima, non c'è una sezione dirigenti, per esempio, ma diciamo sono diventate tre. Incarichi dirigenziali di vertice, incarichi dirigenziali dirigenti non generali. Non sono solo queste, ma credo siano modo una decina quelle aggiornate nell'ultima versione rilasciata ieri. Questo è un tema di porta aperte, ovviamente qui c'è coerenza grafica, direi piena, perché anche i colori, diciamo, riprendono. Come al solito c'è la possibilità di mostrare il numero di sezioni inserite in ogni gruppo, la possibilità di sfumare le sezioni vuote per dare a colpo d'occhio, diciamo, per far capire subito dove sono le informazioni. La roadmap è coerenza interfaccia anche sulle linee guida e la creazione di strumenti di autoverifica di dati. Mi danno anche, diciamo, il stesso supporto perché il plugin, diciamo, riesce a creare le sezioni, va in errore, sono casi sporadici, non so se qualcuno è già capitato, saranno 10-20 all'anno, però ecco. Anche la creazione proprio di strumenti per autoverifica dei dati e autocorrezione in caso di problemi. Segnalazione di anomalie, sezioni vuote che dovrebbero essere in realtà dovrebbero contenere qualcosa, cose di questo genere, per esempio anche magari articoli sono stati inseriti senza categoria, cose di questo genere, e altre che magari potrebbero nascere dalle discussioni. Un altro plugin su cui proprio due parole veloci, mod di Telegram, che troviamo la realizzazione di idee per più scenari. Oggi vi sto vedendo su Facebook nei gruppi studi scolastici, si sta già entrando, diciamo, nell'ottica di utilizzare, in particolare anche il bot di Chris, ricevendo la bot, però dice che sia su Facebook anche quello. Esatto, va bene. Quindi ecco, magari
prossimamente lo aggiornerò con quei miglioramenti e l'azione di interfaccia bianca per aggiornare le versioni nuove di WordPress e sfruttarli le nuove potenzialità. Il plugin per gli allegati, che quello continua a essere valido, si chiama proprio attachment.